Ci sono stati molti anni in cui questo sito è rimasto chiuso, inaccessibile ai tanti cittadini, ai tanti cassinati e non solo, che volevano e vogliono visitare questa quota 593, che come sappiamo è il punto in cui c'è stato l'attacco finale, la presa del monte. Siamo orgogliosi di questo, ringraziamo la Regione Lazio e soprattutto il settore cultura con il progetto Arte, Bellezza e Cultura, che ha voluto ancora una volta individuare in Cassino, in Monte Cassino, un luogo e un sito di grandissimo interesse turistico e culturale. Quando si parla di Monte Cassino si parla di un sito di straordinaria importanza, di una valenza culturale e storica che va oltre i nostri confini provinciali. Oggi inaugurare questo percorso a 70 anni dalla fine della guerra e anche lanciare un messaggio alle nostre nuove generazioni, ma soprattutto per rinverdire e tenere sempre in vita quelli che sono i valori fondanti della nostra Costituzione, quale la libertà, il rispetto e la pace. Questo è un ennesimo modo di dimostrare quanto è importante amare questa terra, che è fatta anche di storia, di meraviglie, di luoghi come abbiamo visto alcuni giorni fa nella Certosa di Trisulti. E nell'anno dell'Expo, cioè della riscoperta dell'Italia come grande paese dei mille comuni, noi abbiamo scelto di valorizzare in alcuni luoghi del Lazio il rilancio di alcune vocazioni particolari del territorio. In questo caso Monte Cassino, la drammatica storia della Seconda Guerra Mondiale, 70 anni dopo non voler dimenticare le vittime, ma soprattutto per chi oggi è vivo, è cittadino, è giovane, utilizzare questi luoghi come monito a che cosa significa la tragedia della guerra, dell'odio. E quindi io credo che abbia un valore rilanciare questo percorso della montagna, perché molti conoscono la distruzione di Monte Cassino, molti sanno della sua ricostruzione, ma pochi riflettono che in fondo a Monte Cassino muore e rinasce l'Europa. Muore in quei giorni di lotta fratricida in cui italiani, polacchi, tedeschi, inglesi, americani si uccisero tra di loro, ma poi forse proprio guardando all'effetto devastante di quell'odio, anche Monte Cassino contribuì alla rinascita dell'Europa democratica, delle democrazie e di un'idea di dialogo, non per uccidersi uno con gli altri, ma per insieme trovare una via allo sviluppo. La storia, come dicevano gli antichi, deve essere maestra di vita, e noi dalle memorie del passato, soprattutto dai fatti più tragici e dolorosi, dobbiamo trarre l'insegnamento di un impegno sempre maggiore a costruire la pace, a costruire relazioni fraterne che ci aiutino a vivere nella concordia e anche a gustare un po' quella felicità a cui tutti aneliamo e che ha nome pace.